Buongiorno, sono tipo le 10 e non mi sono ancora alzato dal letto. Adesso mi alzo. La giornata di ieri è stata veramente, veramente tosta. Cioè, scavalcare la Cisa. Sono morto. La persona che mi ha ospitato mi ha lasciato casa libera. Devo semplicemente fare colazione, cambiarmi e poi riparto. Però faccio veramente pochi chilometri oggi perché. Quanto è buono il caffè solubile? No, 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 non disiscrivetevi. No, 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 è buono anche l'espresso. Buonissimo, buonissimo. Però il caffè solubile è buono. No, non disiscrivetevi, però. Dunque, sto guardando su Komoot la traccia di oggi e mi sono appena sentito con degli amici di famiglia, quindi pensavo di fermarmi a Livorno, pedalare solo 40 km, alla fine ne farò circa una settantina e arriverò a Rosignano Marittimo. Tra l'altro io utilizzo Komoot per preparare le mie tracce e la trovo veramente veramente utilissima. Secondo me è la migliore app per chi viaggia in bicicletta, per organizzare il tutto. Vi dà un sacco di dettagli interessanti e ci ho fatto anche una recensione approfondita, ve la lascio qua sotto in descrizione. Ad ogni modo, sono le 11:10, io non sono ancora uscito di casa. Ieri la persona che mi ha ospitato mi ha detto che la giornata di ieri e anche quella di oggi sarà una delle più calde che si siano mai registrate qua sulla Versilia. Molto molto bene, molto molto bravo Pietro, very 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 good. Tanti bacioni e stai attento per l'amor del cielo, Sempre nonna. Grazie, ciao, ciao nonna, ciao, buona giornata. Ciao. La nonna non lo sa in realtà che io gli sto andando a fare una sorpresa, perché sì, io adesso arrivo a Napoli, poi vado sull'Adriatico, risalgo sulla costa adriatica, ma arriverò a Rovigo e gli farò una sorpresa che loro non si aspettano. Però dovrete vedere i prossimi video di tutto il viaggio e quindi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Va bene, adesso dopo questa marchettozza direi che posso riprendere a mettere tutto nelle borse e ripartirò. 70 km da fare, mezzogiorno, e dovrei arrivare verso le 7 di sera, quindi very easy, si può fare. Fa un caldo assurdo, ma si può fare. Comunque fa caldo. One nap later. Ragazzi, è fatta l'una e non sono ancora partito, quindi io continuo a sgagliarmi la pizza, Cioè, ho appena fatto colazione, però è l'una, quindi si può mangiare la pizza. Raga, queste sono le scarpe che uso io per viaggiare, sono le Salomon XA Pro 3D e sono delle scarpe della Madonna. Sono comodissime, mi calzano come un guanto, però per dirvi quanto è stata dura la scalata. Questa è una vescica, mi è venuta una vescica, tanto ho spinto a mano ieri. Ho già detto che la Cisa è stata micidiale. Quindi te l'ho messa abbastanza male, sono venuto qua solo per specchiarmi perché c'è lo schermino ribaltabile. Bene, ci siamo. Centro di Viareggio, non c'è granché da vedere, una normale città di mare italiana dove c'è un sacco di turismo, di vita, e a giudicare anche dal numero di distributori disseminati per tutto il centro della Durex, direi che qua ci si diverte perlomeno, quindi very good Viareggio. Adesso riprendo la mia marcia in direzione di Livorno, passando anche da Pisa tra l'altro. Che benessere, ecco cosa c'ha di diverso da Rimini, gli yachtoni giganteschi, questi non si vedono a Rimini. Tutto primo si vede che non vedo spesso il mare, perché io pensavo no, beh, adesso pedalo all'una e mezza, ripo di caldo, invece c'è una bella arietta marina, quindi si sta bene.
Tra l'altro molto bello prima la vista di tutti gli yacht con dietro le montagne, molto particolare e suggestiva. Adesso però sono sempre qua dove fabbricano yacht, tipo là c'è scritto yachtica, e sto cercando la lecciona, che è una sorta di ciclabile, se ho capito bene, che è lungo il mare. Non volevo fare tutto su statale perché no, e dovrebbe essere qua avanti, se ho capito bene. Non lo sapevo, è pieno di... c'è proprio un posto dove producono yacht. Ma che spettacolo. Forse ho trovato l'accesso. Trovare l'ho trovata. Spero solo non sia tutta così, perché non è proprio il massimo per i bagagli cari. Cioè, per farsi una passeggiata sì, è tutto... cioè non è sabbia piena, non si sprofonda, però... giungla. Ok, forse adesso qua per terra è un po' meglio per pedalare. Io comunque sto andando verso l'uscita, anche perché è finita, è semplicemente una passeggiata all'interno della pineta, tranquilla, fresca, c'è l'ombra, quindi ci piace, però niente di che. Ecco, pensavo di pedalare lungo il mare, invece niente. Sabbia. Finita la parte rilassante nella pineta, adesso sto ritornando verso la statale. Da lì sono meno di 20 km per Pisa. Certo, me li farò abbastanza velocemente, anche se sto andando pianin pianino perché mi fanno male entrambe le ginocchia, non mi è mai capitato. Presumo che sia per la giornata di ieri, che appunto è stata massacrante. Se non avete visto il video, prima di tutto vergognatevi, secondo vi, cioè andate a vedetevelo. A Pisa farò un altro pit stoppino. Oggi veramente giornata blanda, perché devo fare solo 70 km, sono le 2. Ci sta abbastanza bene a pedalare qua lungo il mare. Vediamo se lungo la statale si sta bene uguale, anche se dubito, però vediamo. Qua non si legge, signori, ma dice 34 gradi. Oh, com'è? Paura. Vabbè, cioè, sta canzone la dovete conoscere, non è che... 13 km a Pisa! Infinity! Stanno partendo dei pezzoni in cuffia che voi non avete idea. Comunque la strada è tutta così, per adesso c'è sempre stato questo metro dalla carreggiata delle auto, quindi ok. Adesso no, però ogni tanto è anche ombreggiata dagli arbusti che ci sono qua a lato. Sto andando bello spedito, 26 fissi, arrivo tra meno di mezz'ora a Pisa. Ci sono 38 gradi. Va bene, io proseguo con Gurgiosci in cuffia, Ciao! Sì. Tanto voglio dire, per andare alla Spezia. Beh, che strada avete fatto? Vabbè, Rimini, Ancona. Ok. Poi abbiamo fatto, siamo passati da Gubbio. Bello. Perugia. Lago Trasimeno. Lago Trasimeno, Siena. Poi oggi dovevamo andare a Lucca. A Lucca, ma... però appunto eravamo nel nulla in mezzo a Siena. Non ho preso il treno fino qua. E tu invece arrivi da? Milano. Ho fatto anni con i V-break. E noi abbiamo iniziato ad andare in bici 2 mesi fa. Ciao, grazie. Ringraziamo per i consigli. Cerchiamo di finire le nostre tappe. Mi sono fermato perché, più che altro, quando si vede un ciclista in difficoltà, ragazzi, non in difficoltà, certo, però che è fermo, ci si ferma sempre, si chiede sempre se va tutto bene. Quindi ho beccato loro due che si sono fatti da Rimini alla Spezia, devono arrivare. Esatto, manca poco. Facendo l'Appennino, cioè non dalla parte sì. Più rapida. Abbiamo già pedalato oltre 400 km. Avete anche un hashtag, bike tour? Sì, abbiamo messo hashtag bike tour 2020. Ciao. Grazie mille. Ciao, ciao. Buona pedalata. La canza della cintura adesso. Mi sembra vada ancora molto di moda farsi le foto con la... sembra che si tiene la torre. Ok. Un
Vabbè, guardate che carino. Piccino. Lui gira e taglia l'erba. Ad ogni modo, sono le 4. Ci sono 35 gradi. Da quello che dice qua, e sono all'ombra. Tra le altre cose, perché secondo me ce ne sono molti di più. Faccio l'ultimo giro della Piazza dei Miracoli, inforco la bici e riparto. Sono in uno dei luoghi più turistici del mondo, praticamente. Pazzesco che qua, di fianco, cioè oltre qua alla fontana c'è la Torre di Pisa, sempre Piazza dei Miracoli, c'è la fontana. Un po' lenta, però c'è la fontana. Squadra Giniu in azione. Non so, mi fanno ridere. Cioè, sono una brutta persona perché rido, però mi fa ridere. Questo, signori, è l'Arno. Voi non lo vedete, ma io lo vedo e c'è. Ma vogliamo parlare di quanto è piccola e carina questa chiesa? Tutta sola, cioè chiusa, non c'è... È bellissima, è piccola ma carina. Non ho idea di come si chiami, lo scrivo qua. Guardate, è piccola, ma la pena si vede. Cioè guardate, minuscola, microscopica, così. Sull'Arno. Bella, mi piace un sacco. Dovrebbe essere la normale di Pisa, famosa normale di Pisa, l'università della facoltà fisica, mi sembra fisica, non lo so, lo scrivo in sovraimpressione se è giusto fisica, visto che io non sono studiato, però da fuori è molto molto bello. Anche questo palazzo mi piace un sacco. Vedere che ho beccato il traffico delle 6. Sono quasi vicino a Livorno, pochi chilometri. Qua è tutto un casino, qua c'è un semaforo. Vediamo la situazione, incredibile, è proprio lui. Ma come mai la spuma è così particolare? Perché poi come ha detto è un 5-5 con la spuma. Non so perché. Sì, con le melanzane. Ah, ok. No, questo è 5-5 criminale. Io ti consiglio. Sì. Questa la bionda, assaggia. Ammazza se è buona. Buona sì. No, tornati a casa. Questo è un bel giro. Una volta costava 5 soldi di pane e 5 di torta. Ma la torta che cos'è? Quello che c'è in mezzo? La torta di ceci. Quindi 5 di pane e 5 di torta. È buona, eh? Grazie. Mamma mia, se è buona. Non avevo mai provato una cosa. Ma magari Borgi e Trate. Cos'è il Trate? Trate. Con Dodove si chiama Bombolone. Bombolone, trova il Trate. Trate a Milano. Non avete nulla. Quello con la crema. Avete la nebbia a Milano. Ragazzi, sono andato al Gagarin, che è questo posto, a quanto pare, molto tipico, anche se sono arrivati anche dei turisti con una guida turistica, però mi sembra molto autentico, non c'è un'insegna, non c'è niente, però wow, una roba buonissima. Adesso però mi hanno detto di provare anche un'altra cosa, un dolce, perché comunque dopo il panardo ci vuole il dolce. Ah, mi hanno detto un'amica di Livorno, io arrivo da Milano, che devo prendere il frate qua. Cos'è? Non so cos'è. Perché è tipica proprio di Livorno. Sì, dai. È appena uscito dalla friggitrice. Un euro, raga. È una bomba. E con questo mi sono riempito di energia. Sono a 25 km dalla meta. Adesso faccio proprio un giro di Livorno, arrivo magari al porto. E poi riparto sulla Aurelia, che è la via che seguirò ancora per arrivare stasera a destinazione.
C'è una salitina davanti. Però per il resto è tutto abbastanza una merda, perché c'è un traffico della Madonna, cazzo. Manco fossimo a Milano alle 7. Mossale troppo, me la faccio a piedi. Come scusa per fermarsi un attimo a guardare il mare, non è male. E arrivo al mio contatto che mi aspetta sulla strada principale. Sono alla COP. Io sono, vedi il benzinaio della Esso? Forse ti vedo. Ok. Giovane cosa, che sono morto. Madonna. Ora ce la riusciamo a mettere. 3 hours later. Bene signori, come avete visto, questa sera non ho campeggiato, ma sono stato ospite di amici a Rosignano Marittimo, che è sopra il mare. Infatti è venuto a prendermi appunto un amico di famiglia. Stanotte dormo sul letto, che per me sarà una roba comodissima. Mi hanno sfamato, ci sono le stelle fuori, è una roba bellissima. Siamo in collina, un po' lontano dal mare, anche se si chiama Marittimo, un po' lontano dal mare. Comunque, oggi è stata proprio una tappa di relax, di riposo, quindi non ho neanche pedalato tanto. È stata super riposante, super tranquilla. Poi appunto vedere un po' Pisa, un po' Livorno. Lasciate un pollicino in su se vi è piaciuto questo video. Cosa c'è? Stavo parlando da solo, ma era per la chiusura del video. Mancano 284 km a Roma e a me piacerebbe arrivarci in 2 giorni. Ce la farò? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo e vedendo i video poi. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video, buone pedalate, ciao!